Fernanda Gigliotti, sindaco di Nocera, omofobi dei miei stivali, presente anche lei, ha relato prima il suo intervento, insomma, fatto negativo che è successo qui a Ricadi, esce un grosso convegno. Cosa sta facendo il suo comune sulla disabilità e su tutte queste problematiche che ci sono? Ma intanto, per quanto mi riguarda, sono qui e sono felice di essere qui e credo che la presenza di tante persone ha dato la risposta giusta a un'impostazione sbagliata, una risposta sbagliata di una persona che in qualche modo a casa sua pensava di poter fare quello che voleva, ma in realtà, avendo ricevuto dei finanziamenti pubblici per realizzare una casa vacanza, un B&B, dovrebbe rispettare la legge. E questo mi pare il primo punto. E la presenza di oggi, la nostra presenza oggi qui è come ho già detto, è per tentare di vedere questo bicchiere mezzo pieno e non più mezzo vuoto. La Calabria finalmente non si nasconde, alle iniziative contro l'omofobia, contro la transomofobia c'erano al massimo 3 o 4 persone, oggi finalmente le istituzioni sono presenti, prefetti, parlamentari, consiglieri regionali, sindaci, cosa che qualche anno fa, a dire il vero, era un po' difficile. Cosa sto facendo io nel mio comune? Beh, io la mia storia politica nasce appunto all'interno delle associazioni di certi diritti, dell'associazione a difesa dei diritti degli omosessuali, ma anche di tutte le altre forme di associazioni discriminate nel mondo, nell'Italia in modo particolare, nel sud. E il sud è il punto in cui anche essere disabile, dove ormai ovunque non è più un elemento di discriminazione, ma è superato con l'abbattimento delle barriere architettoniche, qui anche avere un gesso al piede come il sindaco di Ricadi diventa una impossibilità di andare oltre. Ecco, io come sindaco del mio comune, un comune in grave difficoltà economica, oltre ad avere instaurato immediatamente una grande apertura, una politica di grande apertura alle persone, a tutte le persone, alle famiglie, ai portatori di handicap, ai diritti degli animali, perché io non mi dispiace parlare di tutte le forme di vita, alle piante, quindi la tutela delle piante, degli animali, delle persone, di qualunque colore siano, di qualunque appartenenza, qualunque sia la loro tendenza sessuale o la loro affettività, come viene esercitata. Quindi l'obiettivo che noi ci poniamo è quello di abbattere tutte le sovrastrutture mentali per prima e poi, trovando i soldi, anche quelle strutturali. Grazie sindaco. Grazie a voi e buon lavoro.